Lunedì 24 marzo, buon pomeriggio e ben ritrovati con il nostro appuntamento dedicato all'informazione. In questa ora che passeremo insieme ci occuperemo... Prevalentemente di calcio locale con i ragazzi di Pontina Calcio Show. Nel frattempo però eh, cominciamo brevemente con le notizie di taglio nazionale. Prima di dedicarci allo sport, eh, facciamo infatti il punto della situazione. Le notizie principali di oggi arrivano dall'estero e tutti i principali siti di informazione aprono con il Boeing malese. Andiamo nel dettaglio dal sito dell'Ansa che eh, apre prima con. Le Pen, un'alleanza tra euroscettici d'Europa, e poi, appunto, con la notizia dell'aereo scomparso e precipitato nell'oceano indiano. E ancora sul messaggero.it, eh, proprio questa. La notizia principale, aereo scomparso, il premier malese ha parlato è precipitato nell'Oceano Indiano. Razak ha spiegato di avere già avvertito i familiari dei 239 passeggeri del volo MH370. Stessa identica apertura anche su Rai News 24, il B777 è precipitato nell'oceano indiano. Ci sarebbero nuovi dati a conferma di questa tragica fine per l'aereo scomparso. Annuncio dato dal Premier della Malesia. Mm, troviamo poi anche un ampio spazio dedicato ancora una volta alla Crimea: con Kiev che ritira le truppe e per Obama, Stati Uniti ed Unione Europea eh, sono schierati. Proprio al fianco eh, dell'Ucraina, eh, appunto, ha ordinato il ritiro dei propri militari. Nelle ultime ore le forze russe si stavano impadronendo anche dei suoi ultimi avamposti il ministro della difesa russo è in Crimea per ispezionare le basi, nel pomeriggio all'Aia si riunisce il G7, previsto anche un incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato degli Stati Uniti John Andiamo anche sul Corriere della Sera, apertura dedicata al jet che è precipitato nell'Oceano Indiano, lo vediamo anche in questa fotonotizia del Corriere nella sua veste rinnovata e anche altre eh, le principali tematiche affrontate dal sito di informazione, ad esempio eh, la Crimea con Obama che avvisa Mosca, sanzioni molto dure in arrivo, Le Pen dalla Francia, Grillo mi odia ma programmi simili, e poi l'ex fonico dei Modà che evade dai domiciliari e tenta il suicidio. Le altre tre notizie principali a Corredo di quella che è la tematica più importante di questo pomeriggio andiamo anche sul sito di repubblica.it volo malesia il premier annuncia precipitato nell'oceano indiano nuovi dati ultimi segnali a ovest di Perth. il satellite segnala relitti galleggianti e eh, l'sms alle famiglie è stato inviato proprio dal governo malese nessuno si è salvato, sono questi i numeri a disposizione del governo, i 239 passeggeri non ce l'hanno fatta. E, eh, troviamo inoltre il voto francese che scuote la politica italiana con Napolitano che richiama l'attenzione nei confronti soprattutto di chi intende attaccare l'Unione Europea, Hollande bocciato, avanza ultradestra, anti-europea. Euro e Salvini da Parigi, eh, un vento di libertà, così commentato questa notizia. E il movimento 5 Stelle dice no ad alleanze con Le Pen. A lato troviamo anche lo sport eh, con eh, la foto del classico di eh, ieri sera: il Barcellona vittorioso in eh, casa del Real Madrid al Santiago Bernabeu. Eh, 4 a 3 il punteggio finale: tripletta di Leo Messi e assist per Andrés Iniesta. E, una partita vibrante: hanno risposto la doppietta di Benzema e il gol su calcio di rigore di, Clis, di Cristiano Ronaldo proprio due penalti, uno concesso al Real e uno al Barcellona, sono stato, stati frutto di errori da parte dell'arbitro, comunque grande spettacolo nella Liga Spagnola. Aereo sparito, il Premier Malese è precipitato nell'Oceano Indiano, anche qui su TGCOM 24 il titolo è, è questo, a bordo 239 persone, non si è eh, salvato eh, nessuno. Iniziamo allora con l'approfondimento di questa notizia. Proprio dal sito di TG Com, il Boeing 777 della Malaysia Airlines, scomparso due settimane fa con 239 persone a bordo, è precipitato nell'oceano indiano. Lo riferisce da Kuala Lumpur il primo ministro malese Razak. Le famiglie dei passeggeri sono state avvisate tramite un sms dalla compagnia aerea secondo, secondo cui il velivolo è stato perduto e non ci sono sopravvissuti. Andiamo anche su Ray News per approfondire eh, questa importante notizia. Da giorni infatti le ricerche si susseguivano e eh, non si riusciva a dare una risposta definitiva e concreta, tante le supposizioni purtroppo si sono eh, verificate eh, giuste. E, eh, leggiamo allora questo virgolettato del Premier Malese. Eh, con profonda tristezza e dispiacere vi devo informare che secondo nuovi dati il volo MH370 è finito nel sud dell'Oceano Indiano, eh, citando appunto nuovi calcoli basati sui dati forniti dal sistema satellitare in Marsat per appurare la rotta tenuta dal Boeing dopo avere perso i contatti con la torre di eh, controllo a questa conclusione secondo cui il velivolo è precipitato in mare nel sud dell'oceano indiano si è giunti, ha spiegato Razak grazie alla collaborazione dell'AIB, agenzia del Ministero dei Trasporti di Londra competente a indagare sui disastri nell'aviazione civile e dell'appunto Inmarsat compagnia britannica operante nel settore delle telecomunicazioni comunicazioni satellitari che hanno fornito eh, nuovi dati e soprattutto analisi determinanti. Eh, eh, nuovi sviluppi che sembrano confermare quanto annunciato in Parlamento dal primo ministro australiano Tony Abbott, un aereo australiano che eh, partecipava alle operazioni di ricerca nell'Oceano Indiano ha infatti avvistato due oggetti che potrebbero essere dei resti del volo MH370 scomparso. Mentre Ricordiamo che in un primo momento le immagini satellitari che si avevano a disposizione, soprattutto dall'Australia, non erano state confermate. Eh, dall'aviazione dall che non aveva trovato, eh, sorvolando la zona, eh, i eh, suddetti oggetti in mare. Eh, nella zona, peraltro, opera anche una nave australiana, equipaggiata con una gru, e dovrebbe tentare, lei, il recupero degli oggetti. Secondo il ministro malese dei trasporti e della difesa potrebbero essere ritrovati entro domani mattina. Eh, Un'agenzia cinese ha intanto riferito che un aereo avrebbe individuato due oggetti relativamente grandi insieme a molti altri più piccoli in un raggio di alcuni chilometri, ma mh, un aereo americano in ricognizione non è riuscito però a localizzarli. Quindi, nelle prossime ore dovremmo avere la conferma definitiva eh, di eh, quanto accaduto. Andiamo anche in Ucraina con gli ultimi aggiornamenti del caso. Nell'immagine vedete il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ebbene l'esercito russo ha in mano la Crimea, l'Ucraina ha deciso di ritirare le proprie truppe dalla penisola sul Mar Nero la decisione è stata dettata anche dallo strapotere della regione, nella regione degli uomini di Mosca che una dopo l'altra stavano conquistando tutte le basi militari ucraine la svolta arriva nel giorno in cui a Laia si riunirà il G7 e Obama ribadisce il sostegno degli Stati Uniti e dell'Europa a Kiev ad annunciare però il ritiro dei militari di Kiev dalla Crimea è stato il presidente Presidente ucraino ad interim. Il Consiglio di sicurezza ha detto, e di difesa ha ordinato al Ministero della Difesa di riposizionare le unità militari, ha detto ai capi dei gruppi parlamentari. Il Presidente ha poi precisato che è stato anche ordinato al Governo di far evacuare i familiari dei militari ucraini e di provvedere alla loro sistemazione, nonché a quella di tutti coloro che sono stati costretti a lasciare le loro case. E eh, anche Lavrov appunto, è eh, arrivato eh, per avere una sorta di dialogo, per, con, soprattutto con gli Stati Uniti, per ripianare questa eh, situazione che però difficilmente eh, sembra reversibile. Eh, le forze di Mosca hanno già essato bandiera russa su 189 tra unità e strutture ucraine in Crimea, e eh, questo è un messaggio abbastanza chiaro. Intanto il rublo è ufficialmente in circolazione in Crimea. A partire da oggi è ufficialmente possibile effettuare pagamenti in rubli, ha annunciato il premier Axionov. Eh, la valuta ucraina comunque resta in vigore fino al 1 gennaio del 2016, eh, proprio per garantire un passaggio graduale alla nuova moneta. E, eh, il premier russo Medvedev ha fatto sapere che pensioni e stipendi pubblici saranno pagati in rubli in base al cambio con la moneta ucraina valevole per la data del 18 di marzo. E Obama appunto ha ribadito la volontà di restare, unito, di restare uniti con l'Europa a fianco del popolo ucraino e le sanzioni imposte a Mosca avranno un costo importante eh, per eh, l'economia eh, della Russia. Quindi sono eh, questi gli ultimi aggiornamenti per quanto concerne eh, l'estero, abbiamo dato due delle principali notizie eh, che eh, abbiamo commentato ampiamente negli scorsi giorni. Per quanto riguarda invece il nostro Paese, eh, novità. Eh, importanti ancora, non ce ne sono, ma domani faremo un daremo nel dettaglio tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda la politica e la sfera economica italiana. Intanto ci fermiamo brevemente e al rientro in studio ci occuperemo soprattutto di calcio locale, quindi non cambiate canale.